Gli animali sono arrabbiati per il loro aspetto fisico, quindi decidono di mandare dei rappresentanti al cospetto di Dio per parlare della situazione. Partono una giraffa, un elefante e una gallina. Arrivano al cospetto di Dio, la giraffa entra dentro. Dimmi, mia creatura, che cosa c'è che non va? Come cosa c'è che non va? Ma mi vedi, mi hai fatto un collo lunghissimo, sono scomoda a bere. Insomma, ti rendi, ma come figliola, ma come fai a dire una cosa del genere? Tu con questo collo riesci a vedere, sovrastare, a guardare il panorama tutto dall'alto senza guardando che ti arrivano i predatori. In più il tuo collo alto ti permette di mangiare le foglie anche più tenere, più dolci. Vuoi mettere? Hai ragione, signore, hai ragione. E tu invece come mai sei qua? Come mai sono qua? Dice l'elefante. Lo vedi come mi hai fatto? Un naso enorme, le orecchie lunghe. Ma come? Ma tu sei una delle creature più splendide, più complete. Tu col tuo naso puoi bere l'acqua senza addirittura doverti abbassare. In più con queste orecchie hai l'aria condizionata incorporata, puoi farti aria quando vuoi. Vuoi mettere questa grandiosità, questa completezza nel tuo aspetto? Hai ragione, Dio, hai ragione. Se ne escono dalla stanza di Dio tutti contenti. La gallina li guarda e gli fa: oh, ma che? Siete entrati incazzati e siete usciti tutti belli, pure contenti del vostro aspetto? Sì, tu non lo sai, gli dice la giraffa. Io con questo collo lungo riesco a raggiungere le foglie più alte, più tenere, più dolci. E io con le mie orecchie ho l'aria condizionata sempre, in qualsiasi momento posso farmela. Allora la gallina prende, entra dentro e gli fa, Dio lo guarda e gli fa: allora anche tu dimmi. Senti, senza tante storie, o riduci l'uovo o mi fai il buco del culo più grosso.